Auto Carrozzeria Vito Paglialunga a Nardò è la giusta soluzione per la tua auto. Riparazione parabrezza. Auto grandinate. Particolari in plastica. Piccole ammaccature senza l'uso di verniciatura. Auto Carrozzeria Vito Paglialunga e associato APAS. A Nardò, in via San Severino. Grazie intanto per aver partecipato in questa giornata di festa che segue le due precedenti giornate, che grazie al lavoro straordinario del comitato presieduto da Gabriele Onorato ha veramente realizzato un percorso importante che mi auguro già dall'anno scorso c'erano stati questi segnali buoni di rinnovamento e di grande fiducia a questa festa, a questa nostra grande tradizione che si sta trasformando in un evento ancora più importante, oltre al valore spirituale. Ieri vedere la processione, come parlavamo stamattina con Don Giuliano, un evento che era sempre di tradizione legato alla mattina, e l'idea di cambiare l'orario, nonostante appunto sia stata una rottura di una tradizione, in realtà ha portato a vedere le strade piene e una partecipazione straordinaria, quindi insomma siamo veramente soddisfatti di questo. Ringrazio tutti quanti, appunto, autorità civili e religiose, e farò una breve introduzione perché è un grande onore per me appartenere a questa comunità, sia come cittadina che come amministratore da qualche mese. Una comunità che ha sempre manifestato un grandissimo senso di attenzione, di solidarietà e sentimenti portati avanti dal tempo con grande coerenza. Invito il presidente del comitato, Gabriele Onorato, a salutarci e ad introdurre questa mattina. Grazie a tutti, buongiorno. E concludiamo oggi con questo evento gli eventi culturali dei tre giorni di festa, e devo dire che sono soddisfatto perché tutti e tre, compreso questo, hanno avuto un alto tenore culturale, e sia il convegno dell'oro d'oliva, in cui abbiamo trattato più problematiche economiche del territorio, un ringraziamento all'architetto De Pascalis e al suo staff per i luoghi del terremoto, che è bellissimo e molto interessante, che si può ancora vedere sul sito Oltre Me. E chiaramente non posso che ringraziare i partecipanti e gli autori di oggi. Devo dire che il comitato ci teneva tanto a questo libro, perché rimanesse su carta ciò che è la nostra storia, e abbiamo stressato Giancarlo, l'autoressa d'Amblée, molto pazienti nei nostri confronti, che a tempo di record sono riusciti, con l'aiuto anche della tipografia Carrino, che ci ha dato la sua massima disponibilità, a stampare questo libro. Già era in mente l'anno scorso di farlo, ma per una questione tempistica non ci siamo riusciti. Forse è stato anche meglio, perché in quest'anno, in tre giornate, ha avuto il suo ruolo centrale. Ringrazio il dottore Marrazzo e la dottoressa Chiarappa, che sono qui presenti e hanno voluto partecipare a questo evento. Visto la chiusura, non posso che ringraziare anche Don Giuliano per la sua pazienza nelle turbolenze del comitato e l'amministrazione comunale. Devo dire che sono stati a noi particolarmente vicini, e il sindaco e il vice sindaco si sono messi a nostra completa disposizione per realizzare
la festa, per aiutarci negli innumerevoli problemi gestionali e di autorizzazioni, che non potete immaginare quanti siano, perché ogni attività, iniziando dalle luminarie fino a tutto il resto, ha bisogno di autorizzazioni, contro autorizzazioni, e loro sono stati più che disponibili e ci hanno dato una mano, oltre che chiaramente una mano dal punto di vista economico. Ringrazio tutti per la partecipazione e buon convegno. Ai saluti del Presidente non possono non unirsi quelli del nostro Sindaco, Marcello Risi. Molto brevemente, devo dire che sono sempre più contento di come stanno andando i festeggiamenti di San Gregorio in queste giornate. Sono state tra qualche giorno, sì, il comitato, la parrocchia potranno anche cominciare a trarre dei bilanci, ma ritengo che veramente il risultato sia molto positivo. Abbiamo avuto oltre a toccanti momenti religiosi e di preghiera, anche momenti di approfondimento che hanno raccolto l'attenzione di addetti ai lavori, di non addetti ai lavori, dei principali mezzi di comunicazione, presenze molto importanti nella nostra città. Questa mattina, poche ore fa, ha lasciato Nardò l'ambasciatore dell'Armenia in Italia, il quale più volte si è mostrato entusiasta dell'incontro avuto con la nostra città, con i nostri concittadini, ribadendo la determinazione a perseguire incontri e momenti di collaborazione sempre più forte. Il comitato si è dato veramente tanto da fare, l'ho detto in diverse occasioni e lo voglio dire ancora una volta, perché ha lavorato non soltanto con energia, con passione, ma anche con intelligenza e con grande acume, individuando le iniziative più proprie e mettendo insieme momenti di cultura e momenti di svago. Ecco, sicuramente merita l'apprezzamento di tutta la città. Io invito il comitato, il dottor Onorato, tutti gli altri amici che hanno collaborato con lui a perseguire in questo impegno, dal quale la nostra città sicuramente trarrà grandi benefici, più di quanto non si possa immaginare. Sono ovviamente porgo il benvenuto della città di Nardò anche agli ospiti di oggi, alla dottoressa Chiarappa, al dottor Piero Marrazzo, siamo molto molto contenti di averlo qui, agli autori di questo libro, la dottoressa, la professoressa Temblé, consigliere architetto De Pascalis, nonostante i tanti impegni di lavoro amministrativi, hanno voluto dedicarsi ad un'ulteriore opera, che quest'opera, per la piega che sta prendendo il culto di San Gregorio in questa città, sarà una delle opere fondamentali della cultura della città di Nardò. E io voglio ringraziare l'architetto De Pascalis e la professoressa Temblé per l'impegno che ci hanno voluto mettere. L'assessore Mucci ha fatto, come fa sempre, egregiamente il suo lavoro. È una delle ragioni per le quali è stata chiamata a svolgere questo lavoro. Sono contento che la città stia apprezzando alcune delle cose che si stanno facendo. Un'ultimissima notazione: noi abbiamo, come ha detto, ringrazio per la citazione il dottor Onorato, l'amministrazione comunale ha anche un po' contribuito finanziariamente a questa festa e ai festeggiamenti. Ovviamente lo faremo anche negli anni futuri. Per dare un contributo un pochino più concreto, si sono tagliati contributi, diciamo, modesti, minimi, di altre ricorrenze. Lo abbiamo spiegato ai cittadini, a coloro i quali magari si sono visti ridurre il loro contributo da 2.000 a 1.000 euro, oppure piccoli contributi che non si sono più dati. Se si vuole organizzare qualcosa di concreto, qualcosa di valido, bisogna mettere insieme un po' di risorse, altrimenti se le risorse si disperdono
1000 di qua, 500 di qua, 1000 di là, vanno via 15, 20, 30 mila euro e non rimane nulla. Questa è la ragione, e io spero che comprendano coloro ai quali abbiamo chiesto qualche sacrificio, per la quale si è fatta questa scelta. E per come stanno andando le cose, credo che sia la scelta giusta e la strada da perseguire anche in futuro. Buon lavoro e grazie. Un saluto importante è quello che vorremmo avere da parte di Don Giuliano, che sorride. Grazie. Grazie per la vostra benevolenza. Solo due parole per salutare tutti i presenti e ringraziare gli illustri ospiti che ci aiutano a perseguire un po' questo obiettivo di non ridurre una festa, sia pure religiosa, a un fatto solo spettacolare di svago, di tempo libero, ma ecco, riempirla di riferimenti culturali legati al territorio, legati alla storia, di cui abbiamo, ritengo, profondamente bisogno. E in riferimento a San Gregorio vorrei dire in particolare che io dal primo momento ho avuto la percezione che San Gregorio sia un elemento fondante della identità neritina, perché se ripercorriamo la storia del culto di San Gregorio ci accorgiamo che lo sviluppo, la crescita, le svolte della vita della città sono tutte sotto il segno di questa figura che nella mia cultura cristiana non posso considerare solo come fatto casuale. Penso che sia dentro un disegno, dentro un progetto. Ecco perché mi stimola questo fatto della ricerca, del sostenere la memoria con tutti gli apporti possibili, perché sono convinto che il ricordo del passato, la memoria degli avvenimenti del passato possono aiutarci a leggere meglio il nostro presente e possono anche aprirci delle strade per il futuro, perché ritengo che San Gregorio sia non soltanto un elemento di culto per la nostra città, ma che sia anche una opportunità. Ecco, l'Armenia è un popolo interessante, lo stiamo scoprendo, ma abbiamo bisogno di scoprirlo ancora di più, di innamorarci di più di questo popolo così ricco di valori umani, di valori profondi, perché questo può offrire alla nostra città l'opportunità di aprire le finestre, di allargare gli spazi non soltanto dell'interesse ma anche del cuore. In un mondo, come si dice oggi, che marcia sempre di più verso la globalizzazione, riuscire a coniugare le particolarità con l'esigenza di rapporti allargati, credo che sia un grande contributo alla umanizzazione di questo mondo e alla umanizzazione anche della nostra città. Allora, io ringrazio tutti qui i relatori che adesso ci aiuteranno a come dire, incuriosirci su alcuni aspetti interessanti della storia e del presente. Mi incuriosisce molto vedere il cortometraggio del dottor Marrazzo perché veramente ci apre ad un'attenzione verso il presente, il passato prossimo, il presente di un popolo col quale forse potremmo per il futuro aprire discorsi nuovi, incontri nuovi. Quindi sono curioso, voglio ascoltare con grande attenzione e vi ringrazio tutti quanti, come ringrazio tutti i presenti per l'interesse che hanno manifestato per questi festeggiamenti e per questa circostanza in particolare. Grazie. Bene, concludiamo questi ringraziamenti con la dottoressa Chiarappa, Rosalia Chiarappa, che prima di
illustrare poi il libro che invito tutti a consultare, a leggere, il legame tra Nardò e l'Armenia, il culto di San Gregorio. La dottoressa Chiarappa, oltre ad essere direttrice di un bellissimo magazine, la Puglia Magazine appunto, è una giornalista e fa parte del centro studi Nazarians, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario della scomparsa del grande poeta armeno, e insieme ad un gruppo del centro studi appunto già da ieri ha partecipato con entusiasmo alla nostra, ai nostri giorni di festa. Grazie a tutti per la squisita ospitalità intanto. Venendo da Bari qui a Lecce non ne avevo dubbi, da Lecce, nel Leccese, a Nardò naturalmente che ci ospita in questo momento. Il mio incontro con l'Armenia e con Rand Nazarians in particolare, il poeta armeno che ha vissuto più di 50enne a Bari, tra Bari e Conversano, paese in cui sono nata e in cui abito ancora oggi, e casa massima, è stato appunto del tutto casuale. 20 anni fa io ho portato un lembo di Armenia, il Rand Nazarians in particolare, a Milano, dove mi sono laureata in scienze politiche con una tesi in storia contemporanea. Qual è stata la novità? La novità è stata portare diciamo un letterato sul campo politico. Questo è stato il, diciamo, quello che poi ha fatto sì che la mia tesi fosse sperimentale all'epoca. Perché di Nazarians si sapeva molto da un punto di vista letterario, ma non da quello politico. Comunque non vi voglio togliere la sorpresa del mio intervento successivo, quindi mi ha presentato benissimo la vostra concittadina, l'assessore Mucci, quindi adesso senz'altro ringraziandovi ancora per la cortese attenzione che ci vorrete riservare in seguito quando parleremo di questo libro, di cui sono tra l'altro molto grata all'architetto De Pascale per avermi inserito in questo progetto, bellissimo progetto, e quindi di avermi fatto venire qui a Nardò ad assistere a questa meravigliosa processione di cui avevo sentito tanto parlare ma non avevo mai così vissuto dal vivo, e quindi oggi qui insieme a voi. Grazie ancora, a dopo. Adesso la dottoressa Tamblè, una delle autrici, dei due autori. Un cordiale saluto a tutti. Con vero piacere che oggi sono qui insieme a voi a, come dire, a presentare questo volume che rappresenta un po' la conclusione di un percorso, ma nello stesso tempo un punto di partenza, perché nella ricerca storica non si dice mai la parola fine. Diciamo che questo è stato sicuramente uno sforzo di volontà, quello cioè di concretizzare in un'opera stampa un percorso di studi, di ricerche fatte con passione, anche negli anni passati, che hanno portato anche alla realizzazione di due mostre organizzate appunto dall'Archivio di Stato di Lecce, del quale faccio parte, in collaborazione con il Comune di Nardò. Quindi questa attenzione all'aspetto storico di questo legame ormai cioè antichissimo con l'Armenia ha visto insomma questa città già da tempo partecipe. Ricordo con grande piacere un convegno che si è realizzato proprio in questa sala nel 2001, un convegno internazionale organizzato proprio dall'Università di Lecce nell'ambito di un progetto Interreg 3 Italia-Grecia, e che ha visto partecipare delle grandissime personalità della cultura a livello internazionale. Un nome per tutti, Bogos Levon Zekian, che rappresenta sicuramente un punto di riferimento importantissimo per la ricerca storica sulle migrazioni degli armeni nell'Italia meridionale e in Italia in genere. E comunque è stata una grande occasione, purtroppo non seguita dalla pubblicazione degli atti, ma
e comunque rappresenta un passaggio importante di questa attenzione che la città ha da sempre riservata alla, non solo all'aspetto devozionale, che è quello l'elemento costante nel tempo, ma un momento, questi momenti di riflessione hanno avuto nel tempo anche degli approcci diversi. Quello che presentiamo oggi è, come dire, rappresenta un momento, ecco, di, nel quale queste riflessioni hanno trovato un momento di sintesi proprio sulla base di questo legame. Ecco, noi abbiamo voluto insistere proprio anche nel titolo su questo legame tra Nardò e l'Armenia, perché sì, la scelta di un santo patrono non è una scelta qualunque. Il fatto stesso che sia caratterizzata da questa lunga durata, una durata millenaria, è il segno stesso di una condivisione, quindi di una partecipazione a più vari livelli, perché un culto, come dire, viene condiviso a più livelli, dai vari strati sociali, ed esiste un livello colto, esiste un livello di partecipazione di fede, un livello emozionale. Ecco, tutti questi livelli nel corso dei secoli hanno, come dire, trovato in San Gregorio l'elemento identificativo, perché San Gregorio, insomma, ha una sua forte caratterizzazione. È un santo armeno e l'Armenia è, come diciamo convenzionalmente viene ritenuto, è la prima nazione ad aver abbracciato la religione cristiana come religione di Stato. E non è un fatto qualsiasi, ha significato per l'Armenia stessa, come dire, fare una scelta, e una scelta identitaria, che ha consentito in quell'area del Caucaso a questa nazione di identificarsi rispetto alla pluralità di fedi, di popolazioni, di lingue, e quindi è stato, come dire, un elemento estremamente caratterizzante. Ora, il culto di San Gregorio a Nardò si è incentrato da sempre, insomma, intorno a questa famosa reliquia del braccio di San Gregorio, che è una reliquia importante perché rappresenta insomma, il simbolo del potere degli stessi capi religiosi armeni. I cattolicos armeni vengono benedetti proprio da questa insigne reliquia del braccio, e quindi questo elemento fondativo della fede, della religione neritina, ha rappresentato nei secoli, ecco, un punto di riferimento essenziale. Questo anche all'insegna, come dire, di un'alleanza tra questa reliquia, che secondo la tradizione sarebbe stata portata da religiosi basiliani in fuga dalle persecuzioni, e quindi è come uno stigma, un elemento identificativo purtroppo del destino di un popolo che è stato costretto ad abbandonare la propria terra e che è diventato, come anche il popolo ebraico, un popolo della diaspora. E quindi questa alleanza che si è creata nei secoli tra Nardò e San Gregorio, due braccia che si uniscono, due braccia all'insegna della fede, e questo è l'elemento che ha contraddistinto nei secoli il cristianesimo, l'adesione al cristianesimo, ma anche una lotta molto forte del nostro territorio nei confronti, come dire, dell'alterità che per secoli è stata rappresentata dall'Islam. Dopo, come dire, il 1480, dopo l'eccidio di Otranto, questi rapporti che prima potevano essere improntati anche ad uno scambio diventano invece dei rapporti estremamente conflittuali. E quindi la fermezza della fede rappresentata da San Gregorio ha costituito anche per i neretini un elemento
costante, identificativo e di condivisione di questo messaggio di conservazione, insomma, dei confini non solo dello Stato ma anche dei confini cristiani, in una osmosi, in una sintesi estremamente interessante. Quello che abbiamo proposto, diciamo, in questo volume è stato un po' un viaggio attraverso i luoghi e lo spazio e il tempo per, come dire, caratterizzare i vari momenti, i vari aspetti iconografici del culto di San Gregorio. E come potete vedere in questo volume si passa via via dalle prime testimonianze, perché il culto è assai remoto e se ne colgono anche le radici, però ecco, le testimonianze documentarie datano dalla fine del Cinquecento. Ecco, è stato quindi un percorso per, come dire, dal segno al senso, cioè per raggiungere il significato di questo culto attraverso tutte le rappresentazioni iconografiche, architettoniche, agiografiche, attraverso insomma tutte queste esternazioni che rappresentano appunto la manifestazione di un'adesione profonda a questo messaggio cristiano. E poi ecco un'ultima notazione: il 20 febbraio 1743 è forse il momento nel quale, il momento del terremoto, il momento nel quale questa città manifestò in maniera massiccia la propria devozione al santo, nel momento in cui ecco, attribuì al santo il miracolo di aver fatto cessare questo evento catastrofico impedendo che la città fosse rasa al suolo. Ebbene, pensiamo un attimo ad una cosa, al fatto che San Gregorio almeno è un santo che viene da una terra che è stata funestata e continua ad essere funestata dai terremoti, quindi c'è qualcosa di sottostante, non si sceglie un santo se non c'è questa forte aspettativa. Quindi il fatto che si fosse attribuito a San Gregorio questo intervento evidentemente sottendeva un'aspettativa preesistente. E quindi sono tanti gli elementi che fanno di San Gregorio un santo del cuore, un santo di tutti, il santo che si invocava per la pioggia e per le campagne, che erano appunto l'elemento della vita al quale è legata la stessa vita degli uomini. Quindi come l'acqua del battesimo, anche l'acqua che viene dal cielo è qualcosa che benedice la città e che dà sempre nuova linfa a tutti. Grazie. Necessario l'intervento dell'altro autore, l'architetto De Pascalis, che ha approfondito proprio la parte legata alla storia del terremoto e non solo. Prego. Sì. Grazie, mi corre l'obbligo innanzitutto di ringraziare il comitato che ci ha spinti, sicuramente stimolati anche con fatica, a fare questo prodotto che, come diceva la professoressa Tamblé, parte un po' da lontano, parte dal quel 250° anniversario del 1993 in cui la professoressa Tamblé insieme al dottor Salvatore Macca, lo stesso Don Giuliano Sant'Antonio che oggi ritroviamo parroco della cattedrale, fece questo piccolo e interessantissimo opuscolo che fu secondo me il punto di partenza di questo prodotto che noi oggi vediamo qui finito. Mi corre anche l'obbligo di ricordare, perché c'è stato anche un errore, che l'architetto De Cupertini, se non De Pascalis, ha fatto questo interessante percorso ieri insieme ai cittadini che hanno voluto seguirlo, insieme anche a due altri importanti amici che sono il professore Sansò e il dottore Andrea Vidale, un geologo, che hanno dato anche delle risposte concrete che sono inserite in questo testo e che ringrazio anche per l'iconografia che mi hanno messo a disposizione, e chiaramente a tutti coloro che insieme alla Curia, al Comitato, all'amministrazione hanno contribuito a far sì che il nostro lavoro che abbiamo messo gratuitamente a disposizione sia l'opportunità per rinsaldare questa conoscenza di cui spesso abbiamo tanto bisogno. Io mi sono permesso in questo testo di fare una piccola parte sui cenni anche agiografici, storici della vita di San Gregorio, perché ritengo opportuno anche capire chi era il personaggio. Come diceva Maria Rosaria, un santo venuto da lontano nelle terre di terremoti, in un luogo importante
il luogo in cui c'è il Monte Ararat, il luogo su cui si dice che si posò l'Arca di Noè. Quindi per Nardò e per la storia di Nardò, per la storia cristiana di Nardò, è un luogo sicuramente ancora più importante della stessa cristianità romana, perché appunto San Gregorio nel 301 fu il primo santo che convertì una nazione. Quindi avere la reliquia, il braccio, questo famoso braccio, per i cittadini di Nardò, prima ancora che Napoli, perché poi alcune delle reliquie, come ben sappiamo, sono a Napoli, era sicuramente motivo di grande orgoglio, ma anche ha ratificato una serie di aspetti importanti del territorio salentino stesso, in questo luogo di scambio di popoli erranti, appunto come sono gli ebrei. E Nardò ha dimostrato anche negli ultimi tempi quanto sia stata città dell'accoglienza, prima con la diaspora ebraica, ora lo riconosciamo anche in tempi passati, ma anche nel 200 c'era una comunità ebraica che poi fu cacciata, che fino alle origini del 500 è rimasta insediata a Nardò e ha fatto attività prettamente vissuta in questa sorta di multietnicità che ha caratterizzato Nardò fino al periodo 700, fino anche a questa cesura con Otranto, almeno formalmente non ha negato i rapporti che poi comunque tutto sommato in taluni casi nelle trattazioni anche e nei documenti viene comunque sottolineata, nel senso che questa visione ecumenica e multietnica di Nardò è comunque rimasta nel sottobosco cittadino. E poi invece una sorta di affermazione o di sottolineatura di quello che è stato veramente il terremoto. Ecco, la domanda che sono posti tutti gli storici, anche quelli dell'architettura e urbanisti a cui mi sento insomma più legato, è capire, come spesso è avvenuto nella storia dei terremoti, quanto effettivamente il terremoto sia stato pericoloso e quali sono stati effettivamente i danni di questo terremoto. Allora, innanzitutto il dottor Vidale e il professore Salzone hanno dimostrato una cosa importantissima, che il terremoto non è stato un terremoto ma probabilmente è stato un maremoto, cioè uno tsunami che aveva un epicentro tra il golfo di Otranto, il mare di Venezia detto all'epoca, cioè tra le isole della Grecia e la punta di Leuca, e che probabilmente dettato anche da alcune boulders, si chiamano, cioè dei sassi di grandi masse, di grandi dimensioni, che ancora oggi sono rivedibili in alcune parti della costa salentina, soprattutto dalla parte di Torre Sant'Emiliano. Ecco, questi sono elementi importanti che fanno capire che probabilmente il maremoto sia stato di origine tsunamica, dettato dal fatto che a Nardò e a Francavilla, che sono le città più rovinate da quello che dicono i documenti, ma poi chiaramente tantissime città riconoscono e segnalano nelle cronache questo evento, da Lecce, Ostuni, a Brindisi e ad altre città dell'area salentina, e chiaramente i danni perché avvengono a Nardò? Per questa conformazione del territorio di carattere argilloso legato a una calcarenita, cioè al tufo del periodo mesozoico, quindi a questa sorta di luogo non molto resistente. Nardò si dice storicamente che sia stata creata sull'acqua, in effetti la falda freatica dove ci troviamo si trova a una profondità di circa 3,5 metri, quindi un luogo che per la sua natura fertile viene scelto come luogo per fondare una città, ma allo stesso tempo che ha delle problematiche dal punto di vista delle costruzioni architettoniche. Ed ecco che i documenti cominciano a dare delle indicazioni da questo punto di vista. L'altro aspetto importante che l'uomo del 700 e anche nel 600 aveva, io lo dico perché nei confronti di altri ambiti di paragone che sono stati dei convegni sui terremoti della Sicilia, ma anche quelli della Calabria, il caso più importante e noto in cui la città si divise in due fazioni, su chi voleva ricostruire, noto, su chi invece si rifiutò di ricostruire sul luogo che era stato segnato dal castigo divino, quindi da una sorta di pena fisica. Infatti noto è tuttora costruita su due aree, c'è cioè una, quella più antica, dove i vecchi cittadini decisero di rimanere, l'altra invece moderna, appunto seicentesca. Ecco, credo che anche a Nardò ci fu questa situazione, nel senso che questo sfacelo creò questo senso di castigo divino. In tutti i documenti si parla sempre, Rosaria e Salvatore sono stati bravissimi negli anni a farli venire tutti fuori, nel senso di segnare sempre questa sottolineatura delle colpe che bisognava pagare. E Monsignor Carafa, che all'epoca era vescovo di Nardò, in un documento di ringraziamento di un tipografo napoletano che stava pubblicando l'Storia degli scrittori del Regno di Napoli, Giovanni Bernardino Tafuri, scrive proprio quanto quel vescovo, quante messe fece fare per far sì di far perdonare i cittadini di Nardò dalla colpa del terremoto. Quindi vedete che c'è una serie di inserimenti anche di carattere religioso. Ciononostante muoiono poche persone, da quello che dicono i documenti, su una popolazione che all'incirca
era di 7-8 mila abitanti, muoiono 330 persone, credo 180, non vorrei sbagliarmi, ma nei documenti, nel testo li trovate tutti, che sono riconosciute, cioè vengono rinvenute, molti bambini, alcuni carcerati sotto l'ex Palazzo di Città, oggi conosciuto come la Produra in Piazza Salandra, e poche persone anziane, 200 dispersi sotto le macerie. Quindi si grida il miracolo proprio per questo grande evento, che anche questo è stato riconosciuto dai documenti. Se andiamo dietro con le immagini possiamo più o meno presupporre in maniera un po' ironica e simpatica, nel senso che la statua centrale di San Gregorio, che oggi ha una mitra in latta, non sappiamo se la mitra probabilmente all'epoca era una mitra in pietra leccese, che probabilmente cadde e probabilmente non era neppure di rito latino, cioè di formazione latina, il copricapo, ma probabilmente era il classico copricapo che noi vediamo anche nell'effigie di San Gregorio, cioè quello orientale. Quindi la statua sobbalza per tre volte, tre sono le grandi scosse che demoliscono gli edifici, le due statue laterali, i due coprotettori, a sinistra San Michele Arcangelo e a destra Sant'Antonio da Padova, cadono, e la cupola dello stesso sedile crolla quasi totalmente, rimangono le due pareti laterali con il fastigio che era stato appena fatto, credo sotto Monsignor Orazio Fortunato, poco più all'inizio del Settecento. Questa cosa segnala un momento importantissimo, tant'è che gli storici e i documenti ci attestano che pochi mesi dopo, poche settimane dopo, un notaio dice che tutta la città voleva che la statua di San Gregorio rimanesse così come il terremoto l'aveva fermata, cioè rivolta a ponente nel momento in cui viene fermato il terremoto, o si presuppone in cui venga fermato il terremoto, e tant'è che poi invece successivamente viene cambiata. Andando avanti vediamo l'iconografia più... sì, ecco, si vede un po'... no, andando avanti, scusami Michele, ecco come scompare la mitra e come scompaiono anche le due statue laterali. Anche l'area rossa, c'è una serie anche di documentazioni che riguardano l'area pesante, che può far presupporre quanto fosse un maremoto, perché appunto veniva l'area dal mare, quindi c'era un movimento tsunamico molto importante. Ora la questione è invece legata all'architettura, all'urbanistica, è data dai danni, e chiaramente c'è un grande coinvolgimento cittadino, ma non solo, anche a livello territoriale, tutta la provincia di Terre, i governatori mandano dei periti per fare il calcolo dei danni per le richieste che vengono fatte al governo Reggio. Parliamo di cifre che ho fatto un piccolo confronto di equivalenze fra quello che potevano essere i ducati dell'epoca, ducati d'oro, e gli euro attuali. È molto difficile perché ho fatto un riferimento rispetto ai 6 ducati che sono del 1750 fatti da Carlo di Borbone, però sicuramente è una cifra tutto sommato non precisissima, perché è difficile anche nelle diverse aree del Regno di Napoli di quel periodo, del Regno di Sicilia, fare dei confronti. Tutto sommato ho fatto un paragone, anche confrontandomi con altri storici, si arriva a circa decine di milioni di euro, quindi parliamo di una città effettivamente molto rovinata. La questione di fondo è che invece si è pensato sempre di una città rasa al suolo, cosa che invece non è stata. Si parla nei documenti dei grandi edifici, sicuramente quello che fu più rovinato furono due chiese, la chiesa di San Francesco di Paola, dei Paolotti, e la chiesa di San Domenico, per delle motivazioni ben precise, dettate anche da altre ricerche fatte alla facoltà di ingegneria, per esempio di Roma, che hanno riguardato il tempietto di Losanna, cioè di alcuni edifici che non sono crollati, per cui si è chiesto perché non sono crollati. Allora, queste due chiese sono crollate fondamentalmente perché la chiesa di Paolotti non è disposta a nord-est come tutte le chiese di Nardò, che hanno un orientamento più antico dettato dal fatto che appunto avevano una radice medievale, quindi l'altare, l'abside era rivolto verso l'est, verso nord-est, verso Gerusalemme. I Paolotti invece vengono costruiti in maniera completamente diversa, un orientamento sud-ovest. Evidentemente il terremoto ha una sequenza anche di orientamento dei punti cardinali ben preciso, e questo fa sì che i Paolotti crollano. L'altro aspetto fondamentale è dato dal fatto che la maggior parte degli edifici che hanno delle rovine hanno attualmente, per entrare in questi posti, hanno una quota più elevata rispetto alla quota originale, cioè
la chiesa di San Domenico, la chiesa dei Palotti, l'attuale palazzo di città, il vecchio palazzo di città, la pretura in piazza Salandra, hanno 4-5 gradini per accedere. Significa che in una situazione anche di difficoltà per mandar via le macerie sono state messe nell'interno, è stato fatto un riempimento e ci si è elevati di qualche accesso. Questo si capisce da cosa? Dal fatto che i Paolotti hanno una parte di muratura in fondazione che probabilmente ha mantenuto l'aspetto originario. Peraltro era difficilissimo andare a pensare che si fosse demolito completamente la città. Spesso le parti perimetrali degli edifici più importanti, penso alla chiesa dell'Incoronata, alla chiesa dell'Immacolata, attuale ex San Francesco che sta qui di fronte, anche al vecchio seminario, la cattedrale si salva sicuramente perché San Felice era intervenuto, il fratello, l'architetto San Felice, all'inizio del Settecento a consolidarla con dei sottarchi, quindi c'era stata un'attività per fortuna fatta dal vescovo San Felice negli anni precedenti il terremoto, negli anni 20 anni prima, che aveva servito a risarcire o a consolidare con degli archi sotto le parti originarie una serie di edifici che vengono effettivamente lesionati, tant'è che nell'Ottocento, quando Tafuri interviene, l'ingegnere Tafuri, sulla cattedrale, la trova ancora con le effigie del San Felice. Quindi significa che non era crollata totalmente, crollano soltanto i campanili, cioè crollano le parti, come avviene in qualsiasi terremoto, più alte, crollano le torri, i campanili, crollano gli edifici al primo piano, e non si parla nei documenti dei tantissimi edifici palazziati della zona Via Lata, dove vi erano le residenze, che è la zona più residenziale della città. Sicuramente cadono in primo piano in questi famosi palazzi con intercolumnio, li cita il professor Vede nel suo documento, cioè palazzi con delle colonne che evidentemente si muovono e fanno calare gli edifici superiori. San Domenico probabilmente cade per questo motivo. San Domenico è un edificio trecentesco, di natura trecentesca. La stampa del Tafuri, nel testo si vedrà una mappa del Tafuri che viene pubblicata nel 1728 a Venezia prima che avvenga il terremoto, fa capire chiaramente che aveva un impianto basilicale su cui Giovan Maria Tarantino, l'architetto del barocco più famoso di Nardò, si insinua e si inerpica attraverso una facciata nuova, due facciate nuove, e quindi fa una sorta di restyling di una chiesa trecentesca, incatenandosi con la nuova sua architettura alla chiesa più antica. Ecco perché evidentemente resta in piedi, perché questa sorta di consolidamento strutturale ed artistico che fa Giovan Maria Tarantino mantiene le pareti della facciata laterale, della facciata principale di San Domenico, mentre la parte interna crolla, soprattutto perché crolla il campanile. Il campanile sicuramente si muove, va a cadere sulla zona di confine fra il vecchio convento dei Domenicani e la chiesa, e quindi anche in questo caso c'è un riempimento, come voi potete attualmente vedere, e per accedere in chiesa bisogna fare almeno 4 scalini. I 2 scalini c'erano già, lo si vede dalla mappa del Blau, ma sicuramente viene riempito ancora di più, e poi sarà rifatto nel Settecento dall'architetto e priore del convento Alberto Manieri, come l'architetto De Cupertinis saggiamente ha detto in un suo contributo di qualche anno fa. Le altre situazioni invece, a mio parere, sono molto meno pericolose, cioè ci sono delle lesioni, cadranno sicuramente degli altari. L'Incoronata ha 3 altari con lo stemma di Monsignor Carafa, è esemplificativo del fatto che evidentemente sono crollati gli altari, così come alla chiesa dell'Immacolata voi potrete vedere alcune altari che hanno una differenziazione anche di carattere stilistico, differente da quelle del più famoso Buffelli, o dal modello del Buffelli, che si differenzia anche dal punto di vista stilistico, che hanno lo stemma di Monsignor Carafa, così come probabilmente anche la chiesa di Santa Teresa, che è quella fortemente rovinata, ha lo stemma del Carafa. Quindi c'è una serie di elementi che ci fanno capire perfettamente di quali siano le cose che sono successe. E tutto sommato il risultato finale di questa piccola ricerca, perché i tempi tecnici sono stati così brevi da non permettere approfondimenti, ma i documenti erano ormai già datati, soltanto delle indagini archeologiche sui siti e delle indagini sulle murature possono dare delle risposte più concrete. Sant'Antonio, per esempio, che viene citata anch'essa in terremoto, ha rovinato il chiosso, ma la chiesa tutto sommato non ha dato nessun segno di cambiamento, anch'essa rifatta all'inizio del Settecento. Quindi per fortuna una sorta di grande momento di riedificazione che dalla fine del Seicento e prima del Settecento era intervenuto sui grandi palazzi religiosi, sulle grandi chiese conventuali, ha salvato per tanti aspetti la città dalla distruzione più totale. Ritengo quindi che, come è avvenuto per altri terremoti, anche essi a Messina, in Calabria, ma anche negli ultimi tempi,
anche le perizie dell'epoca hanno un po' gonfiato le cifre per far sì, come spesso avviene nelle pubbliche amministrazioni, che arrivassero un po' di soldi in più che servissero a risollevare una città che evidentemente comunque anche a livello economico era stata comunque fortemente distrutta. Si parla anche di molte povere persone che erano state messe in campi fuori le mura, nelle masserie, nelle campagne vicine, e soprattutto la cosa più importante è che queste popolazioni, questi nostri concittadini, alcuni di essi per esempio avevano appena finito di costruire le proprie case e si trovano la casa completamente distrutta. Quindi in taluni casi si doveva intervenire più, ecco, sul quel ceto popolare borghese di cui faceva accenno prima la professoressa D'Amblè, e molto meno sui grandi edifici che evidentemente hanno avuto pochi danni, se non quelli che ho citato precedentemente. Un'ultima cosa: è difficile ancora oggi andare a ristabilire, perché poi c'è questo movimento nuovamente urbanistico alla fine dell'Ottocento e prima del Novecento, delle grandi famiglie, le nuove famiglie nel periodo umbertino, che evidentemente, parlo dei grandi palazzi tipo Palazzo Personè in un luogo denominato la Corte Grande di fronte a San Giuseppe, dei grandi palazzi su via Don Minzoni, sulla stessa via Lata, ecco, c'è un movimento anche architettonico innovativo che evidentemente cancella i segni del terremoto in taluni casi e lascia soltanto la nuova facies, quella ottocentesca della nobiltà cittadina, che evidentemente poco lascia dei segni del terremoto. Vi ringrazio e soprattutto per l'attenzione. Grazie. Grazie a Giancarlo per l'accurato approfondimento. E la dottoressa Chiarappa voleva solo rivolgerci una... No, più che altro una curiosità. Innanzitutto è importante, comunque, anticipando il filmato che vedremo tra poco, l'interessante filmato del dottor Marrazzo, dire che Nazariantza ha un grande merito, quello di aver costituito a Bari un vero e proprio villaggio che si chiama Norarax, che è ancora esistente, che aveva accolto i profughi dopo gli eccidi di Smirne, provenienti dai campi profughi della Grecia. Quindi questo è importante, perché appunto in tema di accoglienza penso che sia doveroso e importante sottolinearlo. Questo villaggio esiste ancora, naturalmente nel tempo si è spopolato, perché la maggior parte degli armeni si è integrata perfettamente nel tessuto cittadino, e le famiglie che vi sono rimaste lo fanno perché si sentono profondamente radicate e legate a questo suolo che ha accolto i loro progenitori. Insomma, questo mi sembrava doveroso sottolinearlo. Appunto per completare quel discorso del lato umano e politico dell'uomo più che del letterato. E poi una curiosità legata appunto ai nostri paesi, che al di là che sono stati storicamente legati appunto con Versano e Nardò, dei nostri conti, lo sappiamo tutti, i conti a cui va d'Aragona, abbiamo i castelli tra virgolette gemelli, nel senso appunto che si rifanno alla stessa famiglia comitale. Nazariantza conobbe un vostro illustre concittadino che alla fine degli anni 50 era proprio vescovo a Conversano. Sto parlando di Gregorio Falconieri, di Monsignor Gregorio Falconieri. Quindi questa era una cosa abbastanza particolare. I due ebbero l'opportunità di conoscersi, Nazariantza lo vuole fortemente conoscere, è un amico comune, il dottor Giulio Gigante, che poi mi ha raccontato questo episodio. In qualche maniera mi aveva chiesto di sottolinearlo, vista appunto la mia presenza di conversanese qui a Nardò. Grazie ancora dell'attenzione. Grazie a lei. Sì, in definitiva quello che mi prima a sottolineare appunto era questo discorso del villaggio di Norarax, e poi che Nazariantza ha vissuto un cinquantennio, appunto come vi accennavo prima, a Bari, ma non un cinquantennio, molto particolare, perché lui è arrivato a Bari nel 13, dopo appunto le primissime persecuzioni turche nei confronti degli armeni, che tra l'altro in quegli anni si concentrarono soprattutto sul taglio della testa dell'intelligenza armena. Quindi infatti tutti coloro che non riuscirono a fuggire, Siamantò insomma, e vari altri letterati suoi amici e colleghi, furono appunto senza pietà sterminati dai seguaci di Kemal Atatürk, il padre appunto della Turchia dell'epoca, dei giovani turchi. Ora, lui riuscì a fuggire dopo essersi appunto rifugiato nel consolato italiano, perché aveva sposato
e questo è uno dei primi legami che ha con la Puglia Nazarianse già dalla sua così vita a Costantinopoli, una ballerina cantante di origine di Casamassima, per cui si è sempre pensato che abbia scelto la Puglia anche per fare omaggio in qualche maniera alla patria della moglie, insomma. In realtà i legami tra l'Armenia e Bari, adesso non mi sto qui a dilungare, comunque la Puglia in generale sono molto molto antichi, come tra l'altro il culto di San Gregorio Armeno testimonia anche qui a Nardò, e quindi sicuramente ci fu una corrispondenza di amorosi sensi, passatemi la citazione, tra Nazarianse, Bari e la Puglia. Visse appunto questo cinquantennio a Bari, quindi dal 13 fino al 62, che è morto il 25 gennaio del 62, quindi un periodo molto particolare, perché appunto visse integralmente le due guerre mondiali, visse il dopoguerra e purtroppo non ci sono più, ma nel senso testimonianze scritte sì, ma non vocali, le sue conversazioni con Radio Bari, che è stata la prima radio libera dell'Italia libera dopo il 43. Quindi sicuramente la sua è un'esistenza straordinaria, e qui non basterebbe non basterebbero 5 minuti a condensarla. È stato accusato di essere un sovversivo da una parte, un confidente ovra dall'altra, sicuramente è stato un massone perché un gran maestro della Loggia d'Oriente, quindi sicuramente una personalità sfaccettata, straordinaria, come anche i tempi imponevano. Ci sono ancora tanti interrogativi aperti su questa sua esistenza così particolare, soprattutto perché dopo tanta celebrità, non dimentichiamo che è stato anche candidato al Nobel nel 53, è morto invece in estrema povertà e solitudine a Casamassima, finì i suoi ultimi giorni, tra l'altro città della sua seconda giovanissima moglie, che lui sposò molto anziano e che in qualche maniera fu il bastone della sua vecchiaia, così come viene definita. Moglie che tra l'altro io ho tentato di intervistare appunto 20 anni fa, quando mi sono laureata, perché appunto visto che era ancora in vita, è stata in vita fino allo scorso anno in realtà, ma che appunto anche lei colpita da questa sorta di damnatio memoriae che ha colpito poi il poeta, diciamo, negli ultimi anni della sua vita, è come se avesse voluto cancellare in qualche maniera da una parte, continuando a vivere nel mito di quest'uomo che sposandola le aveva promesso un futuro sicuramente più roseo di quello che aveva avuto. Quindi mi piace ricordare questa figura da come me la descrivono, perché poi a Conversano lui fu presidente onorario dell'Università Popolare, di cui molti giovani dell'epoca furono parte, tra cui il mio papà, che appunto mi descriveva quindi visivamente questa persona, questo uomo che nonostante questa estrema povertà addirittura vestiva di abiti dismessi da altri eccetera, aveva una sua nobiltà, una sua eleganza nell'incedere eccetera, sempre circondato dai suoi amatissimi gatti e dalle sue immancabili sigarette, che addirittura spegneva e riponeva nella tasca per poi in qualche maniera riutilizzare in un secondo momento. Non dimentichiamo, erano anni comunque particolari, stiamo parlando dell'immediato dopoguerra, insomma gli anni 50, sì, quelli del boom, ma il boom naturalmente non era per tutti. Grazie ancora dell'attenzione, scusate se l'ho impiegato. Grazie invece per il bellissimo e poetico approfondimento umano. Concludiamo con i nostri ospiti. Io qualche mese fa, durante il mio ultimo viaggio a Gerusalemme, ho avuto la fortuna di incontrare una splendida persona che è diventata anche un amico, e tra le varie discussioni, tra i vari discorsi che hanno animato il nostro viaggio, abbiamo scoperto di avere in comune questa parola, l'Armenia. Allora, qualche mese fa, quando il comitato mi ha illustrato il programma, ho proposto loro di inserire come grande approfondimento culturale questo documentario, I figli dell'Ararat, che Piero aveva ideato e che aveva da poco concluso.
e con gioia è stato accolto l'invito sia da parte del comitato che da parte dell'autore di venire a conoscere questo splendido città. Grazie. Grazie Francesca, io ringrazio davvero il comitato, il presidente, tutti coloro che lo sostengono, il sindaco, il parroco, e vi ringrazio, non è un ringraziamento formale, sinceramente. E in questa fase della mia vita professionale sono ripartito nella mia azienda dai documentari. I documentari, e Francesca lo sa, se ne fanno pochi. E è stata una occasione per conoscere un pezzo, un segmento della storia che viene troppo spesso dimenticato. Ma vorrei fare una piccola premessa, la faccio di fronte al sindaco, perché mi fa piacere vedere, io ho avuto un incarico istituzionale per 5 anni, mi fa piacere vedere ancora una volta che c'è una dissonanza tra quello che accade, ovvero sia un paese che si deve fronteggiare una crisi, che non è solo una crisi economica, guardate, ma credo qualcosa di più. È una incapacità a volte di capire chi siamo e quanto valiamo. Questa mattina a Nord ho visto un pezzo di questo valore, ascoltando la professoressa, l'architetto, la collega giornalista, gli interventi. E mi viene in mente quello che viene sempre definito come il tema del New Order mondiale, da dove si deve ripartire, come si devono ritrovare le ragioni comuni, le matrici, oppure al contrario superare le divisioni, le distinzioni. Ecco, in questo lembo di terra che c'è un grande studioso, Jeremy Rifkin, dice: noi abbiamo anche noi i nostri pozzi petroliferi, ma non hanno petrolio, ma sono il patrimonio artistico e il patrimonio delle idee. Questa mattina ce n'erano tante. E vedendo come le istituzioni locali si battono a volte per raggiungere gli obiettivi economici, per raggiungere, riuscire a dare segnali a una popolazione che deve anche rispondere, ne sanno tanto anche i sacerdoti, anche quella è una frontiera, gli oratori che sono sempre meno pieni di italiani, a volte più pieni di immigrati. Ecco, questo è il vero tema, e vorrei che per quanto riguarda l'Armenia parlassero loro, i protagonisti di quel documentario, uomini importanti, famosi. Tutto è nato perché un ergastolano, oggi che sta godendo di quelli che sono i benefici di legge, ex terrorista, terrorista però per una causa, quella armena, e hanno parlato, e questa è stata la molla che mi ha voluto contattare. Io l'ho incontrato, a quel punto ho detto che mi sarebbe piaciuto non far parlare solo lui, e ho avuto l'idea di chiederlo all'armeno più famoso del mondo, Charles Zanur, e ha accettato. Poi ha accettato una scrittrice, Antonia Aslan, e poi il presidente di una fondazione, la più importante fondazione culturale d'America, la Carnegie Foundation. Anche lì c'è a capo un armeno della diaspora, si chiama Vartan Gregorian. Perché ho voluto unire le due cose? Perché abbiamo, credo, bisogno di trovare, anche in una festa del Santo Patrono, a volte quelle che sono le ragioni che uniscono il global al local, o il local al global. Facendo quello che state facendo voi, festeggiando, e per chi ha fede ritrovando le ragioni della fede, per chi non ha fede le ragioni che possono unire chi crede a chi non crede, credo che ci sia la possibilità di unirsi a quelli che sono i grandi meccanismi della storia che stiamo vivendo e della storia passata. C'è molta necessità di unire il local al global, e c'è molta necessità di unire le chiese, unire i monoteismi, le tre religioni monoteiste, come quella cristiana, quella ebraica e quella islamica. C'è molto bisogno di incontrarsi. Io oggi vi ho incontrato. Sono grato in primo luogo a Francesca, io credo per le sue doti professionali onorerà, oltre a quelle politiche che spero e credo tu stia dimostrando, onorerai l'azienda per la quale io lavoro, Rai Cinema, ma
sono felice io, veramente vi voglio ringraziare. Oggi ho potuto vedere che ce la si può fare, se ci saranno le ragioni che vi hanno spinto a onorare un santo, ma anche a ricordare. Concludo, la memoria, io da presidente ho sempre fatto, ogni anno ho visitato Yad Vashem, ne parlavamo ieri sera, e ho portato i ragazzi, era un premio, il premio era, dovevano partecipare, il premio era andare a Yad Vashem, è un premio recuperare la memoria, perché è un premio per se stessi. Quella identità è un'identità degli ebrei, è una memoria degli ebrei come una memoria degli armeni, non sarà una nostra memoria perché è loro la Shoah, però nello stesso tempo il ricordo è un patrimonio collettivo e quel ricordo diventa necessario per le nuove generazioni del XXI secolo, necessario. Sapere che noi siamo ancora terra di accoglienza significa che siamo consapevoli che nella società mercantile si viaggia, viaggiano gli uomini, viaggiano le idee. Guardate, noi pensiamo, siamo spinti a credere che vivendo nella information society si vive sulla rete e si viaggia sulla rete. Su Facebook puoi dire tutto, una piazza è sostituita da Facebook. Attenzione, c'è il reale e c'è il virtuale, quello è il virtuale. Il reale significa che donne, uomini, merci e cose devono ancora incontrarsi. E non lo potranno fare nella realtà virtuale. Quindi i figli della Rarat per me sono donne e uomini che ancora oggi devono lottare perché non venga negata del tutto la storia. E questa storia è una storia drammatica, e sentita e ascoltarla dalle loro voci spero vi faccia sentire quello che io ho sentito. Io oggi ho sentito che è una bellissima comunità, è quella di Nardò. Grazie. Bene, grazie a tutti e buona visione.